La blockchain, oddio, partiamo male perché provo a dirla con una citazione quasi Confucio. C'è una citazione di Confucio che dice: quando il saggio indica la luna, l'idiota guarda il dito. E io ogni tanto dico: quando il saggio indica Bitcoin, l'idiota guarda la blockchain. Nel senso che cos'è la blockchain? La blockchain oggi, il termine blockchain si usa genericamente per indicare la tecnologia che sta dietro Bitcoin. E qualcuno, tipo l'Economist, sostiene che sia la blockchain, non Bitcoin, ad essere veramente dirompente, perlomeno nel mondo finanziario. In realtà una blockchain senza Bitcoin è qualcosa che difficilmente sta in piedi. Perché? Perché Satoshi Nakamoto risolve un problema cosiddetto di consenso distribuito, cioè di come far andare d'accordo i nodi del network, di un network, sullo stato di un libro pubblico, di un libro mastro, di un distributed ledger, risolve il problema del consenso distribuito tramite un incentivo economico. Quindi se non c'è questo Bitcoin che si può usare per l'incentivo economico, la blockchain non funziona. Tant'è che i più avvertiti non parlano più di blockchain, ma parlano di distributed ledger technology. Per dire l'idea generica di un libro mastro, di una fonte dati che è condivisa e che certifica di fronte a tutti il fatto che alcuni avvenimenti sono accaduti, che certe cose sono successe. Ma anche qui non ci spiegano chiaramente come si raggiunga il consenso in un distributed ledger. Per cui cos'è la blockchain? La blockchain è un termine poco preciso. Io so molto bene cos'è Bitcoin. Bitcoin è oro digitale. E sì, perché la grande invenzione di Satoshi Nakamoto non è la blockchain, che peraltro tecnicamente parlando è una struttura sequenziale append only, in cui cioè dei dati nuovi si possono solo agganciare in coda. Una struttura molto primitiva se comparata con un database relazionale. Satoshi Nakamoto non inventa la blockchain. Satoshi Nakamoto inventa l'equivalente digitale dell'oro, cioè un bene che è scarso, che è trasferibile ma non duplicabile. Ora, se noi ci pensiamo in ambito digitale, non conosciamo nient'altro che sia trasferibile ma non duplicabile. Nulla. Ecco, il fatto che qualcuno inventi a livello digitale qualcosa di trasferibile ma non duplicabile, oppure i tecnici dicono spendibile ma non doppio spendibile, quello è il major breakthrough, quella è la grande invenzione. Ma io ho scoperto Bitcoin nel febbraio 2014 perché mi occupavo di fintech in generale ed ero incuriosito da tante aziende che nascevano nell'ecosistema Bitcoin. Peraltro, essendo un libertario, avevo una grande simpatia per una moneta senza banca centrale, però ahimè non avevo mai approfondito l'argomento. Quando a febbraio 2014 a Berlino ho trascorso i primi 2 giorni in compagnia di Bitcoiner che mi spiegavano, mi rispondevano alle mie 1.000 domande, sono tornato a casa scettico. Scettico pensando che la cosa non potesse funzionare. Ho detto: oddio, se funzionasse tutto il mondo ne parlerebbe. E ho studiato come un pazzo, uno studio furioso, fino alle 3, alle 4 di notte per 2 o 3 mesi, direi, convinto di trovare un buco, di trovare una falla logica. E in realtà alla fine mi sono arreso. Ho detto: questa è una cosa che funziona davvero. E lì eravamo intorno a aprile, marzo, aprile, maggio forse 2014, ho detto: beh, io da oggi in avanti mi occupo solo di questa cosa. Cioè, da oggi in avanti devo fare di Bitcoin la mia professione. È indubbio che blockchain però prometta delle applicazioni che vanno al di là di Bitcoin. Badiate bene, non applicazioni senza Bitcoin, ma applicazioni che superano Bitcoin. Sono quelle che io in generale, io e tanti altri, chiamiamo servizi di notariato. Cioè la possibilità di, è un po' tecnico, ma ce la si può fare, prendere un dataset, un dato generico, può essere un database, può essere un documento, calcolarne l'hash, cioè calcolarne l'impronta digitale, è un'impronta digitale univoca di quel documento. Dall'impronta digitale non si può risalire al documento, ma ogni documento ha la sua impronta digitale. E quell'impronta digitale, quell'hash value, viene inserito in una transazione Bitcoin e quindi per questo timestamped, cioè
prende data e ora certa sulla blockchain di Bitcoin. Questo permette sostanzialmente di prendere un documento o una base dati e metterci su un timbro data e ora, che mi consentirà in futuro di dimostrare che quel documento esisteva in quel momento del tempo, in quella condizione. Ora, questa cosa, che può sembrare poco rilevante, in realtà fa parte in generale di tutta una serie di servizi che appunto potranno garantire il fatto che certi avvenimenti sono successi, e lo potranno dimostrare su una base dati comune, condivisa, su un cosiddetto share ledger. Ma di nuovo, anche qui dovranno basarsi sostanzialmente sulla sicurezza di Bitcoin. Ogni tanto io dico che questi sistemi di notariato sono un po' come la gioielleria per l'oro, assolutamente inessenziale per quello che riguarda le qualità chimico-fisiche e le peculiarità dell'oro, ma straordinariamente efficace per valorizzare e per l'oro, la sua bellezza, e per dimostrarne appunto quanto è affascinante. Ecco, io credo che i sistemi di notariato non essenziali per il valore di Bitcoin come oro digitale, però saranno sostanzialmente un po' questa gioielleria dell'oro digitale. Applicazioni della blockchain che superano Bitcoin, senza dubbio. Applicazioni della blockchain senza Bitcoin, molto difficile. L'oro ha avuto un ruolo chiave nel dar vita a tutti i sistemi monetari che conosciamo, è stato superato senza diventare obsoleto. E questo probabilmente potrà succedere anche con Bitcoin. Come? Ma basta pensare anche a cose molto semplici. Noi per decenni, anzi forse per secoli, abbiamo avuto banche centrali che emettevano una moneta, e questa moneta era garantita da asset di riserva, sostanzialmente da oro fisico con cui quella moneta era convertibile, in cui quella moneta era convertibile. Noi possiamo immaginare in futuro delle nuove monete che usano Bitcoin come asset di riserva e che possono raggiungere la stabilità dei prezzi, che è un po' il sacro graal della teoria monetaria. Nella teoria monetaria l'idea di una moneta stabile è un'idea a tendere che non è mai stata raggiunta. Una moneta deve essere stabile perché la moneta è l'unità di misura dei prezzi. Potremmo immaginarlo un po' come un metro lineare. Se il metro si accorcia o si allunga e noi ogni giorno dovessimo andare in giro a rimisurare distanze e lunghezze, il mondo sarebbe un mondo dei pazzi. Eppure sul sistema dei prezzi succede esattamente questo. I prezzi cambiano spesso perché cambia soltanto il valore della moneta, cioè dell'unità di misura con cui misuriamo i prezzi. Bene, Bitcoin non è una buona moneta perché è oro digitale, infatti si è apprezzata tantissimo, migliaia di volte negli ultimi 6 anni, però potrebbe essere usata per inventare nuove monete, monete di seconda generazione, quelle che io chiamo di solito Hayek Money, perché Friedrich von Hayek, premio Nobel per l'economia, immaginava un mondo in cui delle monete private competevano fra di loro, e competevano anche con le monete governative, per l'affermazione della migliore moneta. Bene, oggi questo sta già succedendo, e Bitcoin sembra essere il campione, ma sicuramente Bitcoin è il campione della prima generazione, quella di monete che nella storia della moneta si chiamano commodity money, cioè materie prime, proprio come l'oro è stata la prima moneta di successo. Ma l'oro poi è stata superata da monete ingegnerizzate, più evolute, che usavano l'oro come asset di riserva, e lo stesso potrebbe succedere nel mondo delle criptovalute. Criptovalute con politica monetaria elastica, cioè in cui la quantità cambia, ma non cambia discrezionalmente, cambia algoritmicamente, in base a un algoritmico, e che siano garantite da riserve auree in Bitcoin, beh, questo secondo me è un altro di quegli scenari futuri molto eccitanti, forse anche molto inquietanti per qualcuno, ma che sicuramente sono alla base del mio entusiasmo per Bitcoin e della mia convinzione che Bitcoin abbia un ruolo straordinario nella storia dell'umanità.